Salve a tutti ragazzi, qui è Dragon94 e benvenuto in questo nuovissimo video di MotoGP Valentino Rossi The Game. Ragazzi, oggi faremo la nostra prima gara in Moto3 e siamo da Termas de Rio Hondo. Quindi, mi raccomando ragazzi, giù coi pollicioni perché veramente sarà qualcosa di incredibile. Allora, vediamo un po' se anche qua mi fa fare... mi fa fare anche le qualifiche, attenzione. Quindi io farei qualifiche gara, giri 3, difficoltà realistica, danni pesanti, consumo gomme sì, timer penalità sì, ok. Mettiamo subito tutto. Aiuti di guida, fisica pro, freno automatico, no, incarino automatico, traiettoria ideale, nessuno, cambio semiautomatico, rewind, per ora, sì. Ok, siamo nello Sky Racing Team, ragazzi, mamma mia, moto eccellente direi, moto 3. Solo pochi minuti e poi vedremo le prime moto scendere in pista per dare inizio al tradizionale turno di qualifica. Mamma mia ragazzi, la voce di Guido Meda non manca mai, attenzione, intanto guardate il pubblico come è cambiato, che ok si muove sempre alla stessa maniera, però almeno si muove, che è già un passo avanti rispetto a quello dell'anno scorso. Ed eccoci qua ragazzi, in moto 3 per la prima volta, per la nostra scalata al successo a Termas de Rio Hondo con il team dello Sky Racing Team, giustamente. Ok, ora io qua con le traiettorie e ci vado a nozze, perché a mo mi dovrò ricordare dove frenare, dove mettere le ruote, e questo non sarà affatto facile perché abituato con la MotoGP che si stacca parecchio prima, questa si stacca un po' dopo, quindi vediamo un po' dove andremo a parare. Intanto cerchiamo di fare qualche giretto per vedere un po' il tempo che facciamo e poi vediamo un pochetto. Io intanto ragazzi vi faccio vedere un giro di qualifica e poi vi farò vedere la gara. Fatemi sapere se volete tenere la musichetta di sottofondo nelle gare. A me sinceramente già sta rompendo le palle, detto proprio francamente. Vediamo se a voi piace o... Vabbè, io solitamente la mettevo, però dopo nell'editing, non in gara. Però vabbè, tanto insomma, vediamo un pochino se lasciarlo o meno. Ok, abbiamo fatto queste curve abbastanza bene direi. Siamo a 208 km/h, ovviamente qua non potendo usufruire della scia di nessuno saremmo un pochino lentucci. Vediamo un po' dove frenare, se qui è un punto giusto, no, ho ancora un pochino più avanti. Ok, il prossimo giro dobbiamo ricordarcelo. Qua è una bella curva che abbiamo fatto, mamma mia ragazzi. La fisica pro ovviamente non si sente particolarmente qua, sulle moto 3, ma questo è normale. Io ragazzi sono stragasato di giocare a sto gioco, veramente, è qualcosa di epico. Fra l'altro mi hanno dato anche già il primo DLC degli eventi reali del 2015, che ho iniziato a fare qualcuno, però mamma mia tutto è drappata questa. Vai così, bella. Vediamo quanto facciamo in questo giro, ma io già direi che dovremmo essere su un tempo buono. A parte forse la prima parte che abbiamo fatto un po' maluccio, però qua dovremmo già essere a cavallo. Vediamo un pochino. Ora i caschi sono tutti rossi perché siamo i primi a girare e non c'è nessuno, però... vediamo un po'. Mi devo abituare alla nuova grafica del gioco, come ci dà i tempi e tutto, perché è un pochettino diversa dalla solita, da quella che c'era negli ultimi MotoGP, e mi fa un po' strano. Il tachimetro mi piace molto di più così di quelle cagate che mettevano prima, sinceramente, perché negli ultimi due veramente si hanno toccato al fondo con i tachimetri che facevano leggermente schifo. Qua un po' abbiamo tagliato, però non ci ha dato penalità. Abbiamo fatto 1.53. Vediamo se già riusciamo a recuperare in questo primo pezzo. Intanto sta entrando qualcuno in pista. Ok, già abbiamo abbattuto il nostro tempo di mezzo secondo, quindi questo già è ottimo. Gas a manetta subito, gas a due mani, anche se con la moto 3 gas a due mani è un parolone, però dai, si può dire. Frenatona qui, a te, mamma mia ragazzi, hanno fatto veramente bene le frenate e tutto. Sono davvero contento, è uscito bene questo gioco, almeno per adesso mi ci sto trovando benissimo. Sono contento che la difficoltà reale è aumentata parecchio e ti danno del filo da torcere se parti in ultima posizione. Anche se devo dire che in MotoGP, ragazzi, ho avuto delle sorprese. Ho provato il nuovo circuito della Red Bull, quello che c'è in Austria. Ho fatto le qualifiche, sono partito primo. Premetto che avevo la moto di Valentino Rossi. Sono partito prima, ho staccato benissimo la partenza perché ho capito come partire. E raga, ho fatto un tempo che gli ho dato tipo 10 secondi. E questo mi ha un po' preoccupato. Io non vorrei che ora sia stato un caso quel circuito, come magari nessuno ancora ci aveva girato e gli hanno dato dei tempi un po' blandi, diciamo. Che magari spero una volta che va, che è una cosa abbastanza plausibile, che potrebbe essere, insomma, ci sta tutta, perché là la MotoGP non ha mai girato e non hanno punti di riferimento, ecco. Potrebbe essere questa cosa, li hanno fatti un po' più lenti del solito. Mamma mia ragazzi, come siamo usciti veloci qua, abbiamo ancora battuto il nostro tempo di 40... di quasi mezzo secondo, 479 millesimi. Attenzione ragazzi, stiamo veramente girando a cannone. Io intanto sto parlando a manetta, mi avevo detto che vi facevo vedere solo un giro, però raga, mi prende troppissimo questo gioco. Comunque dai,
Ora direi basta e ce ne andiamo direttamente in gara. Buongiorno, buongiorno e benvenuti dal circuito Termas de Rio Hondo in Argentina. Ancora qualche minuto e poi i piloti della Moto3 correranno per aggiudicarsi il secondo round del mondiale. Sì, ragazzi, allora io ho fatto le qualifiche. Eravamo primi, no? Eravamo primi della serie che tutti i piloti sono abbiamo fatto a merda, ecco. Ragazzi, siamo tipo in 18ª posizione, cioè roba da incredibile. Dai, cerchiamo di recuperare subito. Andiamo. Bene, siamo partiti abbastanza bene. Dai, abbastanza bene, non mi posso lamentare. Fra l'altro loro hanno fatto 1,50, ma io penso abbiano usato tipo il metodo delle scie, anche perché io, ragazzi, veramente ho spinto al massimo. Cioè, più di così ho fatto parecchi giri, non ci sono riuscito ad abbattere l'1,51. Magari loro hanno usato la scia, molto probabilmente sono arrivati a questo livello, non lo so. Vabbè, vediamo ora in gara come si sviluppa la situazione. Mamma mia, come siamo usciti bene qua. Dai, cerchiamo di sfruttare delle scie per portarci avanti. Tanto Hotl, Bagnaia, mamma mia, Bagnaia, ragazzi. Bagnaia è un pilota, secondo me, estremo, perché ha una moto di merda eppure riesce a fare delle posizioni incredibili. C'è qualcosa di assurdo. Intanto stacchiamo qua, noi siamo un po' più veloci degli altri, ma andiamo lunghi. Attenzione, questo non ci voleva. Intanto Bagnaia cerca di prendersi la nona posizione, ma noi ci teniamo davanti. Intanto abbiamo Loi davanti, che Loi fra l'altro è un cognome sardo, però questo è spagnolo. Vabbè, vediamo dove frenare qua. Non andiamo lunghi, ma porca miseria, ma quanto staccano loro. Scusate se uso il rewind, ma Non mi ricordavo dove frenare qui. Allora, io devo staccare molto prima di loro, evidentemente, perché sono leggermente più veloce. Però vedete, mi entra la Bagnaia così e Hotl mi entrano. Porca miseria. Dai, super piegona qua. Vediamo cosa riusciamo a fare in questo punto, se riusciamo a recuperare, se perdiamo posizioni. Ok, cerchiamo di utilizzare solo il freno anteriore. Intanto problema per Navarro, ha perso veramente tantissimo terreno, ma noi li passiamo veramente a cannone. Anche se con ste Moto3, diciamo, una pistoletta, ecco. Neanche tanto a cannone. Dai. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia. Occhio qua che le gomme si bruciano. Occhio qui che le gomme si bruciano. Attenzione Bagnaia. Attenzione Kornfeld dietro. Di prepotenza se vuole prendere la decima posizione. Mamma mia, ragazzi. Ci stanno distaccando. Ci stanno distaccando. Questo è un problema. Questo è veramente un problema. Dobbiamo cercare di starli il più vicino possibile. Cerchiamo qua di rientrare un po' in gara, anche se non sarà facile, ragazzi, perché la difficoltà reale di quest'anno, di questo gioco, è davvero molto elevata rispetto a quella degli anni passati. Perché io ho provato alcune gare ed è veramente qualcosa di impressionante. Quindi dobbiamo guidare veramente bene. Dobbiamo guidare veramente bene. Ok, li sto un po' raggiungendo, mi sembra, sì, e siamo anche senza scie, ragazzi, siamo usciti veramente bene da quella curva. Cerchiamo di ingroppare almeno tre scie, dai, almeno una la prendo. Manco per il cappero, dove sono riandato lungo, ma miseriaccia ladra. Sono riandato lungo, devo frenare abbastanza prima, nelle qualifiche frenavo troppo poco, in gara sto frenando un po' troppo tardi. Prendiamo una bella piega qui, mamma mia la velocità. Mamma mia la velocità. Stacchiamo qui. E ragazzi, oh, è sicuramente il pilota che non ha abbastanza abilità di frenata. Ne sono più di sicuro di questa cosa, perché io freno come loro, però vado molto lungo. Sicuramente dobbiamo allenarci veramente tanto con il pilota sul flat, sicuramente per sviluppare le sue caratteristiche. Questa cosa mi piace veramente tanto. Difatti guardate quanto è stanco, ragazzi, e manca ancora un giro. Cioè, quindi io penso che quest'anno il pilota conti veramente, veramente tanto. Tanto là stavo facendo derapate e ho perso veramente, veramente tanto. E questa cosa è molto figa, che il pilota si stanca e tutto. Però, boia. Cioè, se tutte le gare sono così, dobbiamo allenarci veramente tanto. Ok, dai. Oh, ci stanno prendendo. No, almeno la decima posizione la voglio, che cazzo. Locatelli. Puttana troia. Fenati Bulega, primi e secondi. Vabbè. Sì, vabbè, ragazzi. Ho capito che ho sbagliato una curva, ma non fatemelo pesare così tanto. Mannaggia. No, ragazzi, mi sto disconcentrando veramente tanto.
Mi sto disconcentrando veramente tanto. E ho fatto anche sta curva male. Sì, vabbè ragazzi. Mannaggia. Dai, dai. Se incide così tanto il pilota, ragazzi, è qualcosa di incredibile. Attaccato i freni. Dai, almeno la decima posizione ridammela. Niente, raga, non ci riusciremo mai. Non ci riusciremo mai. Avremo un piazzamento un po' schifosetto. Va bene che siamo al nostro esordio, tutto è concesso, però... Non sono tanto contento di questo risultato, sinceramente. Non sono tanto contento. Potevamo fare meglio. Il primo giro eravamo quasi ottavi, decimi, non mi ricordo. E potevamo fare di meglio. Evidentemente, ragazzi, la stanchezza del nostro pilota... questo ci può dare. Sta calando ancora, guardate. Dai, cerchiamo di prendere qualche altra posizioncina. Ce la facciamo? Dai, su Danilo almeno, su Band Neyer. Questo non ti conosco, sinceramente. Attenzione qua. Fanculo. Sì, ragazzi, non sa pinza i freni. Cioè, cade veramente, veramente tanto, cade. E abbiamo perso altre posizioni qua. Niente, ragazzi, gara terminata. In quindicesima posizione, dai. Non ci possiamo lamentare. Però poteva andarci molto, ma molto meglio. Quindicesimi, ragazzi, con 6 secondi e 2 di ritardo. Praticamente abbiamo preso quasi 2 secondi a giro dal primo. Brutta, brutta, brutta cosa. E ragazzi, ci va tanto allenamento. Io sono quasi convinto che sia il pilota che non tira. Condizione fisica migliorata, ok. Frenata migliorata, e direi di sì. Perché avete visto, io staccavo come gli altri, ma andavo lungo. Staccavo anche un po' prima degli altri, quindi... Secondo me veramente questa cosa del pilota è... Dobbiamo... No, cosa ho fatto? Va indietro? Ciao ragazzi, la gara in Argentina è passata, ma il mondiale è solo all'inizio. Dobbiamo darci dentro con l'allenamento, quindi ho organizzato una gara americana per il prossimo weekend. Ah, quasi dimenticavo, questa volta si corre a Misano. Ci vediamo là, ciao. Bella ragazzi. Signori, anche questo secondo video di Valentino Rossi di Game, io direi che può finire qua. Come sempre, se questo video vi è piaciuto dovete lasciare un mi piace, commentare, condividere il video se non lo avete, iscrivetevi al canale. Bene ragazzi, ciao. Lo so, potevo fare molto ma molto meglio. Ci rifaremo nel prossimo campionato. Tanto qua siamo agli esordi, stiamo provando il gioco. Ci sta. Fino al Qatar abbiamo tempo per allenarci.